la nostra Presidente ha dato un po' il quadro, diciamo, ha delineato le linee, la direzione in cui noi ci muoviamo, le linee generali di riferimento e la strategia. Una strategia che è chiaro ha queste due voci importanti: uscire dalla fondazione da una parte e includere dall'altra. Questi sono un po' i passaggi su cui noi ci siamo molto soffermati anche nella costruzione del piano di lavoro, del progetto scientifico della Fondazione. Quindi da una parte uscire, che ha significato per noi una grande sfida, e di adottare un ulteriore spazi, ulteriori spazi in terraferma, e parliamo in questo caso della parte della città di Venezia che è Mestre, ma uscire ha voluto anche dire continuare ad approfondire quei legami internazionali che naturalmente servono a portare la voce della ricerca, dello studio, delle nostre collezioni un po' in giro per il mondo, e portare dal mondo altre cose altrettanto importanti. Insomma, essere attenti, essere sempre in ascolto del mondo, questo è diciamo un po' il segno che contraddistingue tutto il progetto culturale scientifico della Fondazione. Quindi abbiamo naturalmente, come diceva la Presidente prima, delle responsabilità dirette verso il patrimonio, il più bel patrimonio immobiliare della città, in questi 12 musei. Abbiamo delle responsabilità di valorizzazione anche del patrimonio mobile che queste sedi contengono e che in gran parte esponiamo. Diciamo che la cosa più complessa in una fondazione che ha 12 musei, che ha un'articolazione disciplinare amplissima, perché noi andiamo dal museo, come citava prima la Presidente, del Merletto di Burano, al Museo del Vetro, ai musei di storia patria, diciamo così, della Repubblica Serenissima, ai grandi monumenti come Palazzo Ducale, al grande museo del Settecento, Capesaro per l'arte contemporanea, il Merletto, ma anche per esempio un museo di scienze che fa parte del nostro circuito. Quindi la quantità e la qualità disciplinare è straordinaria, e questo ci permette, nella complessità naturalmente, di avere una regia, di cercare di avere una regia unica. Questo è un po' il mio compito. In realtà il direttore di un'istituzione così complessa fa questo, cerca di tenere il timone, dare delle indicazioni e costruire un programma, che è la cosa più difficile. Io lo dico sempre, anche quando mi capita di parlare non solo con i colleghi, ma con magari i giovani conservatori che hanno questa voglia di salire nella loro carriera. Io credo che la cosa veramente in assoluto più difficile sia quella della programmazione. Mentre è più semplice per certi aspetti la programmazione degli aspetti di manutenzione, tutela, restauro, perché tante volte evidenti, noi qualche volta facciamo il pronto soccorso, altre volte siamo in grado, per fortuna, sempre più di prevenire. Però è anche vero che la cosa più complessa è la programmazione, perché se nella programmazione, secondo me, non si colgono due aspetti, che sono da una parte la novità, che è importante, perché noi dobbiamo sempre dare una ragione al nostro pubblico perché possa venire e tornare nei nostri musei, e cioè deve trovare la novità, nel senso che dobbiamo dare qualcosa che non è stato già fatto, che non è stato visto, e se per caso è già stato visto, magari sono passati anni e anni prima che si ripossa parlare dello stesso argomento, oppure il taglio critico è talmente innovativo che diventa nuovo anche questa proposta. E poi un altro aspetto importante che secondo me percorre anche quest'anno, io sono contenta perché con i conservatori, i dirigenti e i curatori della fondazione, con cui costruiamo in realtà tutto il programma insieme, anche questa volta mi pare siamo riusciti,
è proprio quello di dare lo spirito del tempo, cioè intercettare nella nostra programmazione lo spirito del tempo, le cose che in qualche modo pensiamo possano servire al nostro pubblico, punti di valorizzazione naturalmente delle collezioni, del nostro patrimonio o proposte nuove come mostre temporanee, ma che possano essere utili a capire di più. Io poi, voi sapete, vengo dal moderno, quindi il mio approccio ad una istituzione che ha una base così forte nell'arte antica è sempre un approccio, voglio dire così, un po' utilitaristico, cioè io voglio e vorrei che tutti i visitatori che entrano nel nostro museo sapessero cosa farsene di questo antico oggi. Per me è importante pensare che l'antico aiuta ancora oggi a spiegare la contemporaneità. Noi spesso siamo abituati a usare la contemporaneità per spiegare l'antico. Ecco, io voglio dire che tante volte anche il percorso contrario è interessante. E quindi nella nostra programmazione, come in quest'anno, per esempio, lo spirito del tempo ci ha portati a introdurre alcuni progetti espositivi, non solo nuovi, ma che mettono al centro la città di Venezia, il tema della sua identità storica e culturale e anche la rilettura di episodi della storia veneziana che sono stati o residuali o trascurati o assolutamente, per esempio, ignorati negli anni recenti. Quindi lo spirito del tempo è una cosa importante, riuscire a capire cosa serve. Questo è il lavoro più difficile, su cui bisogna costantemente interrogarsi. Un programma così articolato, che ha molte sfaccettature, in qualche modo noi poi, grazie anche, devo dire, a tutto il nostro settore comunicazione, che qui ringrazio davvero, che hanno fatto un lavoro meraviglioso poi di collazione, però è il tema mettere insieme le competenze per fare qualche cosa che alla fine nella complessità sia in qualche modo unitario. E questo programma ha quindi due punti, da una parte il temporaneo, da una parte il permanente. E il temporaneo, che naturalmente si rifà alle esposizioni, alle iniziative che iniziano e che finiscono, e dall'altra parte al permanente, che noi in qualche modo utilizziamo anche come temporanei, nel senso che ormai è uso comune in tutti i musei del mondo di focalizzarsi su punti specifici della collezione permanente, di utilizzarli, di studiarli, di metterli in qualche modo in mostra in un contesto leggermente diverso e quindi farli parlare di nuovo con una voce nuova. E devo dire che quindi questo programma vuole avere questo, sentire lo spirito del tempo, e lo spirito del tempo inizia il giorno 9 di marzo con l'apertura di questa mostra dedicata a John Ruskin, che è intitolata Le pietre di Venezia. Beh, era ora che Venezia, secondo me, accogliesse tra le proprie attività espositive e accogliesse proprio nel caso specifico a Palazzo Ducale, il palazzo che John Ruskin, questo straordinario intellettuale, pittore, critico d'arte, fotografo appassionato, ha visitato per ben 11 volte dal 1835 fino al 1888, con 11 arrivi appassionati, con mesi e giorni dedicati a questa straordinaria città, che lui vede naturalmente con gli occhi dell'uomo che arriva da una cultura, diciamo, e da una tradizione, diciamo, di stampo vittoriano, giunge a Venezia con i genitori, poi giungerà con la giovane moglie, poi giungerà con gli amici artisti. 11 viaggi, 11 tappe veneziane per raccontare al mondo che cos'era allora Venezia. E devo anche dire che è stato in qualche modo uno dei forti estimatori di Venezia, ma anche uno delle persone che maggiormente, un intellettuale che maggiormente ha costruito il grande mito di Venezia che oggi noi amiamo, quel mito con luci
ed ombre, non un mito totalmente positivo, un mito di luci ed ombre straordinario che lui intravede e ripercorre attraverso queste sue lunghe visite veneziane. Ma che cosa ci racconta oggi la mostra di John Ruskin? La sua attualità è proprio questo, è il tema, sono due temi, il tema della tutela che lui davvero bisogna riconoscere per lui, Ruskin è stato il primo grande tutore e quello che ha lanciato il primo grido, diciamo così, a livello internazionale di attenzione, la città è fragile, la città allora era in una condizione di decadenza non indifferente e quindi lui è stato il primo personaggio che ha capito il ruolo di Venezia e poi soprattutto è stato il grande difensore di quella parte della cultura gotica che il Rinascimento in qualche modo per diciamo il necessario passaggio di testimone aveva in qualche modo non solo trascurato ma aveva anche in gran parte debellato per costruire alla maniera diciamo della classicità e del classicismo rinascimentale. Quindi Ruskin è una figura chiave per Venezia, è una figura da cui è giusto ripartire per riflettere anche su quelle parti della città che noi oggi amiamo, conosciamo, le bifore, le trifore, questo gotico floreale meraviglioso che ci circonda, in parte autentico, in parte anche rinato con questo gusto del neomedievalismo proprio di stampo ottocentesco. Però è pur vero che Ruskin è un personaggio che va oggi riletto nella sua attualità. Perché è un personaggio che è servito a salvare Venezia, è stato il primo a salvare Venezia. Ha salvato Venezia, per esempio, alcuni restauri malfatti da lui denunciati, alcune distruzioni da lui bloccate e denunciate. Insomma, è stato davvero un benemerito cittadino della città. E poi la sua fantasia, il suo amore per la pittura, il suo amore per Carpaccio e il suo anche odio, devo dire, per il gruppo degli artisti come Tiziano. Un uomo complicato che in qualche modo io lo scrivo nel catalogo, leggere oggi le Stone of Venice è un libro crudele in qualche modo per chi ama Venezia, perché pone le persone davanti a una critica d'arte molto molto rigorosa e anche fuori ogni tipo di schema rispetto alla nostra cognizione e alla nostra percezione del fenomeno del Medioevo e del Rinascimento a Venezia. Devo dire che la mostra di John Ruskin quindi apre tutto il programma e questa esposizione è anche un'esposizione che si giova naturalmente di grandi prestiti, di prestiti internazionali e qui voglio aprire, dato che in sala abbiamo Dodge Thompson, che è il capo curatore, che è il capo di tutto il dipartimento delle esposizioni della National Gallery, che ringrazio d'essere qui presente, e qui apriamo proprio anche con John Ruskin questo rapporto che segnerà un pochino tutta l'attività del 2018 della Fondazione proprio rispetto a queste collaborazioni, perché per la mostra di Ruskin la National Gallery presterà tra le altre cose un meraviglioso dipinto di Turner, perché Ruskin, uomo di grande rigore che odiava Tiziano e odiava Palladio e odiava Sansovino, amava invece la cultura degli architetti, diciamo, chiamiamoli così, delle botteghe medievali, aveva però uno spirito fino e la sua passione per Turner e Tintoretto spiega molto di quanto lui fosse comunque anche capace di grandi visioni. Ecco, proprio con la National Gallery scriveremo quest'anno il secondo capitolo importante delle attività espositive della Fondazione, che è la grande mostra di Tintoretto che apriamo
il giorno 6 di settembre, che starà a Venezia fino all'inizio del mese di gennaio e poi passerà alla National Gallery di Washington con, diciamo, un po' lo stesso progetto, con qualche cambiamento soprattutto nelle opere su carta, e andrà a Washington. La mostra di Tintoretto, voi pensate, l'altra mostra che Venezia dedica a Tintoretto è stata fatta nel 1937, sono 80 anni praticamente, che manca una visione, un approfondimento su Tintoretto a Venezia, eppure Tintoretto è il più veneziano dei pittori, insomma, se non altro un veneziano doc rispetto anche a altre presenze che magari arrivavano a Venezia dalle aree limitrofe. La mostra di Tintoretto, diciamo, fa il pandam con la mostra in qualche modo di Ruskin, perché anche questa è una mostra necessaria, è una mostra che serve a riprendere in mano dal punto di vista critico, grazie a questi studiosi, Hilkman e Eccles, che sono due grandi studiosi che hanno curato per Tintoretto la bellissima mostra che si fece alcuni anni fa a Madrid, anche grazie a loro è veramente un tuffo di nuovo negli studi, un avanzamento degli studi su questo grande, importante artista. Tintoretto, noi sappiamo che fu, diciamo, uno dei personaggi più importanti per la Repubblica, e la mostra anche questa volta si terrà evidentemente a Palazzo Ducale, dove tutto in qualche modo parla di Tintoretto, dalla sala del Maggior Consiglio, alla sala delle Quattro Porte, all'Anticollegio, tutto, diciamo, dentro il Palazzo Ducale può parlarci e raccontarci di Tintoretto. La collaborazione con la National Gallery è una collaborazione importante che nel caso di Tintoretto poi si aprirà anche alle gallerie dell'Accademia, dove verrà fatta una parte della mostra dedicata a Tintoretto giovane, ovviamente alla scuola di San Rocco, perché non poteva mancare all'interno di un percorso tintorettiano la scuola grande di San Rocco, e poi ovviamente tutte le chiese, la scuola di San Marco e tutte le chiese che hanno che conservano testimonianza. È bello ricordare che la National Gallery, per la mostra, guardate che questo è un progetto che abbiamo partorito, devo dire, ancora all'inizio fine 15, quindi c'è stato un grande lavoro, perché l'importante è anche portare a Venezia opere di primissima qualità, tutte opere su cui non ci saranno competizioni attribuzionistiche, per cui la scelta è stata fatta, una scelta rigorosissima rispetto all'autografia di questi capolavori, con opere che vengono naturalmente molte dall'America, molte dall'Europa, tutte da grandi musei pubblici. È importante poi perché la National Gallery, accanto a questa mostra, sta realizzando un video molto interessante dedicato proprio a Tintoretto, un video che servirà anche per la National Gallery a raccontare Venezia e Tintoretto in America. Anche per loro è la prima volta, e quindi credo che sia un fatto molto significativo per noi esportare, tra virgolette, in una coproduzione l'immagine di Venezia attraverso questo grandissimo figliuolo che fu appunto questo Jacopo Robusti. Ecco, io credo veramente che sia importante, perché di Venezia si conosce quasi tutto, beh, però c'è ancora qualcosa da dire, e quindi siamo felici che il pubblico americano possa, con il meglio che siamo riusciti a raccogliere dal punto di vista del patrimonio e della qualità delle opere, poter conoscere di più di questo straordinario artista. Devo anche dire che un'altra novità della mostra, oltre all'autografia e ai restauri, è per esempio, e al video che racconta e che esporta, c'è un altro aspetto molto importante, che è stata tutta la diagnostica
che è stato un lavoro straordinario che per esempio ha permesso di fare delle scoperte importanti su alcuni dipinti, tipo il matrimonio mistico di Santa Caterina del Museo dei Beaux-Arts di Lione. Si è scoperto che in realtà la Santa Caterina era un doge, ma che poi Tintoretto ha cambiato il volto e quindi con i raggi X si è scoperto, voglio dire, che questo quadro aveva cambiato evidentemente la posizione, la committenza, eccetera, e quindi si è potuto anche, quindi anche la diagnostica che ha supportato, questo devo dire grazie al lavoro, ai laboratori straordinari di cui anche noi come Venezia abbiamo potuto usufruire, della National Gallery, che hanno dato e continuano a dare risposte importanti. Ricordo che tutte queste opere, poi queste mostre, saranno ovviamente supportate da cataloghi. Nel caso specifico di Ruskin e di Tintoretto abbiamo una joint venture fatta sia con Marsilio, nel caso di Ruskin, e con Tintoretto l'editore è la National Gallery, che ha come partner per il catalogo italiano anche in questo caso Marsilio, che devo dire è un editore che noi ringraziamo perché è molto vicino quando parliamo di temi strettamente veneziani. Ecco, questi sono i due punti, diciamo, su cui abbiamo costruito un po' il primo filo e che si uniscono, come dicevo prima, alla passione di Ruskin per Tintoretto e viceversa. Rileggere Tintoretto attraverso le parole di Ruskin è, come dire, mi sembra che dà un filo di coerenza al progetto. Accanto a queste cose ci sono altre iniziative e queste altre iniziative ve le racconto con una certa celerità per darvi un po' il segno anche delle diversità delle nostre identità, che io ho sempre voluto molto rispettare all'interno della progettazione, della programmazione scientifica. E allora partiamo dal terzo museo, diciamo, che ci sta sempre molto a cuore, che non è tanto per il numero del pubblico, anche se anche quest'anno, ma che è il museo di Mariano Fortuny. Fortuny è un luogo magico della nostra città, noi lo sappiamo, lo amiamo molto, e quest'anno Fortuny si dedicherà per la programmazione primaverile a due piccole mostre di grande qualità, una sempre legata al tema del collezionismo e con la presentazione di una collezione d'arte del Novecento, grandi pittori del Novecento italiano, e una seconda piccola esposizione, piccola ma molto innovativa, che sarà la ricostruzione di questa stanza che venne commissionata nel 1949 da due sorelle svizzere a Music, questo pittore che è molto caro a Venezia, come voi sapete, e devo anche dire che di recente la morte della moglie Ida Barbarigo ha lasciato, quindi mi fa piacere ricordarlo, poi sarà diventerà, diciamo, un atto ufficiale, però ha lasciato alla Fondazione dei Musei Civici questa eredità morale, culturale e anche patrimoniale che riguarda la storia della famiglia Cadorino, un artista molto veneziano, una bottega molto veneziana, il racconto di Music, altro artista però di calibro internazionale, e anche del suo patrimonio. Devo dire che dall'altra parte noi abbiamo, accanto alle collezioni, diciamo, avremo la presenza in altre sedi di altre iniziative che raccontano anche qui un po' l'epoca del Novecento. E allora quello che ricordava prima la Presidente, Capesaro. Capesaro quest'anno partiamo a breve con una mostra dedicata a Gino Rossi, ma poi una mostra, e qui ringrazio i curatori Aldo Colonnetti e Paolo Baldessari che sono qui in sala, una mostra dedicata a un grande personaggio, anche grande per Milano, che si intitola Epoca Fiorucci. È una mostra che vuole in qualche modo fare una ricognizione di un personaggio che è stato un uomo che ha inciso moltissimo sul gusto, sullo stile,
di intere generazioni, di intere giovani generazioni. Eravamo delle teenager quando venivamo, io venivo dal Trentino e scendevo a Milano a comprare come tantissime ragazze le prime cose che entravano sul mercato di una moda per le ragazze o per le giovani signore che francamente non esisteva. Ennio Forucci però non è stato solo uno stilista, che poi non è mai stato un vero stilista, e la mostra racconterà tutto questo, perché non disegnava gli abiti, ma era un uomo che aveva colto lo spirito proprio del tempo, che viaggiava, che guardava, che acquistava in India, acquistava in Cina, acquistava in America, delle cose che lo entusiasmavano e che poi rivendeva nei suoi negozi. Beh, ecco, anche il tema di ricostruire questo aspetto, ma anche l'altro aspetto, l'uomo colto, l'uomo che fa fare i negozi a Kittering, l'uomo che chiama De Lucchi, che chiama Sozzas, che chiama Mendini, quindi l'uomo anche che è dentro, diciamo, la vitalità straordinaria del design di quel momento. Ecco, noi pensiamo che quando diciamo, le persone verranno a Capesaro troveranno quest'idea di modernità, che mi pare sia una cosa importante. Noi abbiamo fatto questa meravigliosa mostra dedicata a Chanel, che è stata una mostra bellissima, sofisticata, costruita con il gruppo, diciamo, della Fondazione Chanel. Era una mostra anche lì però che metteva il fuoco e l'accento non tanto sull'aspetto della moda, quanto della capacità di questi grandi personaggi appunto di avere lo spirito del tempo e in qualche modo di declinarlo attraverso la vita quotidiana di tutti noi, il cambio delle nostre, il trasformare l'esterno che poi è una trasformazione, la moda è anche una trasformazione interna, insomma lo sappiamo tutti. E quindi mi sembra che su un altro versante, in maniera anche provocatoria se vogliamo, questa mostra fa in qualche modo da pandan al mondo sofisticato e straordinariamente elitario che era stato rappresentato da Chanel. Qui abbiamo invece questo mondo dinamico, divertente, allegro, spensierato, però così, che così tanto ha inciso sulla storia di un momento speciale della nostra nazione. Insomma, la filosofia Fiorucci. Ecco, io credo che il Museo d'Arte Contemporanea, oltre a esporre belle opere, avere grandi progetti con grandi artisti, come è stato il progetto Hockney, è giusto anche che si apra a delle ricognizioni più allargate che danno il senso del tempo che è stato, delle cose belle che sono rimaste, ci spiegano anche perché noi magari siamo diventati quel che siamo, anche grazie a queste trasformazioni che fanno parte, diciamo, dell'humus culturale in cui la mia generazione, ma anche quelle delle ragazze più giovani, siamo vissuti. Dunque, devo dire che da questo punto di vista la mostra di Fiorucci potrà essere un importante appuntamento, ma siccome noi siamo molto anche attenti alle collezioni, sempre a Capesaro nell'autunno avremo questo bellissimo focus sulla collezione permanente e ci occuperemo di uno dei nostri artisti, ci occuperemo di Morbelli. Ma in che modo? Di Morbelli ci occuperemo qui, grazie a Giovanna Ginex che è qui e ringrazio, ci occuperemo ricostruendo una cosa molto molto importante che è stato il suo poema della vecchiaia. Il tema della vecchiaia come solitudine, come tristezza, come abbandono, ma anche come nuova idea di socialità. Queste immagini che lui fa del Pio Albergo Trivulzio, questo poema che per la prima volta viene ricostituito, e siccome fu presentato proprio a Venezia nel 1903, beh, noi siamo felici dopo tanti anni di poterlo ripresentare ricostituito nella sua completezza a Capesaro. E quindi noi presenteremo quest'anno due collezioni che sono arrivate in donazione, questa di Barry Friedman, che è una collezione di vetri, sono 177 vetri
di questo collezionista, mercante americano, grande appassionato di vetro di Murano, 177 vetri del Novecento, vetri di Murano, e qui parliamo di Bianconi, di Buzzi, di Nason, di Poli, di Scarpa, di Zecchini, insomma dei grandi nomi di Venile, dei grandi nomi che hanno fatto la storia del vetro di Murano. E poi parliamo di una cosa molto più piccola, non numericamente perché sono più o meno lo stesso numero, di miniature di epoca napoleonica che vengono regalate, sono state donate al Museo Corrèze e che troveranno una collocazione nelle sale di Palazzo Reale, il cui restauro sta continuando e noi sicuramente nel 2019 riapriremo finalmente le 24 stanze di Palazzo Reale, restituiti finalmente alla fruizione pubblica. Questa è la parte del Corrèze, diciamo, che si affaccia sul bacino di San Marco e che via via dal 2013 che sono arrivata sono state step by step restaurate e che nel 19 finalmente saranno completamente, un percorso completamente aperto al pubblico. Questo gruppo, questo nucleo di oggetti meravigliosi, di miniature d'età napoleonica con delle cose anche molto preziose, saranno poi collocate in queste sale perché lì sono pertinenti, trattandosi appunto dell'ala napoleonica. Ricordo ancora alcune cose importanti di Carezzonico. Carezzonico è molto impegnato in questo momento sul programma del 2019, faremo un grande progetto sulla pittura veneziana, anche in collaborazione col Grand Palais a Parigi, pittura veneziana del Settecento, ma diciamo che anche Carezzonico ci regalerà quest'anno due belle sorprese. Prima una mostra su un artista, e qui so che sono nel cuore della mia presidente che molto lavora anche grazie, come dire, alla sua particolare sensibilità, che ha sempre molto lavorato per il femminile, diciamo così, e questo suo progetto che condividiamo sulla città, Venezia città delle donne, è un progetto che ha dato molta evidenza e molta discussione all'interno della fondazione sul tema del femminile. E quindi anche questa ritornare e riflettere per la prima volta su un'artista, Giulia Lama, che era un'artista totalmente dimenticata, un'artista che nasce nel 1681, muore nel 1747, che coeva alla ben più famosa Rosalba Carriera, lei è una figlia d'arte, ma la cosa interessante di Giulia Lama è che non si adatta a tematiche femminili, per così dire, ma che sarà una grande pittrice di pittura storica, quindi che affronta per esempio e che ha una serie di meravigliosi nudi maschili che lei aveva realizzato, come dire, davvero come studi. Quindi una donna come tante donne veneziane che ante litteram, che aveva, diciamo, mostrato una sua grande indipendenza. E questa è una mostra che faremo in primavera, mentre in autunno avremo quest'altra mostra dedicata ad Anton Maria Zanetti. Zanetti è stato un punto focale nel collezionismo, devo dire, italiano, europeo, perché mercante, collezionista lui stesso, pure disegnatore, amico di Canaletto, amico di Rosalba, amico di Sebastiano e Marco Ricci, amico di Tiepolo, insomma editore, un'opera meravigliosa, i volumi sulla scultura antica, oggi apre il percorso della Marciana, insomma anche su Anton Maria Zanetti è importante, si ricostruisce un pezzo di collezionismo, veneziano, ma nello stesso tempo collezionismo europeo. Tornando ancora, e adesso più o meno chiudo perché è difficile fare una rassegna, ma vi ho dato insomma delle tracce delle cose che ritengo insomma siano, insomma tante altre sono importanti, ma insomma delle cose che ritengo abbiano proprio questo spirito di novità. Devo dire che il Museo del Vetro, che è un museo ambitissimo, veramente molto visitato, ci offrirà una bella mostra di Mario Bellini, che lavora a designer, che voi conoscete, milanesissimo, Mario Bellini, che sarà la mostra d'apertura di questa, questa settimana Venice Glass Week,
che abbiamo iniziato, diciamo, l'anno zero è stato l'anno scorso, è stata una settimana in cui tutte le istituzioni di Venezia si sono focalizzate sul tema del vetro, presentando o artisti giovani, contemporanei, o artisti, o studi, o cose storiche relative al vetro, e ha avuto un enorme successo, perché per noi il vetro, per noi, dico noi veneziani, insomma, anche pur d'adozione, insomma, il vetro è una cosa molto importante, ed è importante anche il fatto che continui ad essere una non una tradizione, ma che sia una storia contemporanea, una storia industriale contemporanea. Quindi da questo punto di vista, ecco, Mario Bellini, l'anno scorso abbiamo fatto Gaetano Pesce, quest'anno Mario Bellini sarà la mostra, diciamo, d'apertura di questa Venice Glass Week, credo importante perché presenterà tutte nuove produzioni, ma sempre legate a quest'idea del fare, che è un po' il leitmotiv. La fondazione, l'avete ben capito, è una fondazione talmente sfaccettata, con talmente tante diverse discipline presenti, ma sotto tutto, diciamo, questo c'è sempre il tema del fare, del produrre, della creazione artistica, no? Che unisce in fondo, che unisce tutte le nostre istituzioni. Ecco, mi pare di dover rifare solo un ultimo grande ringraziamento al mio consiglio d'amministrazione e alla mia presidente, perché insomma devo dire che abbiamo una grande autonomia progettuale all'interno della fondazione, e questo tracciate le esigenze, che sono quelle che noi dobbiamo essere la voce della città. Noi non siamo, è vero, una fondazione autonoma, ma alla fine dobbiamo essere la voce culturale della città. Quindi tracciate queste linee che sono la strategia del consiglio d'amministrazione. È chiaro che noi conservatori, noi curatori, abbiamo molta autonomia nel costruire i nostri progetti e i nostri programmi. E forse un ultimo cenno ancora, Mestre, dove avremo due appuntamenti importanti, uno quest'estate, molto bello, sulla motocicletta, è la forma della velocità. Abbiamo restaurato di fronte al padiglione della Biennale a Forte Marghera un padiglione molto grande di archeologia industriale, e lì faremo una mostra dedicata alla forma del dinamismo della motocicletta. Anche parleremo di sicurezza, oltre che di belle immagini, e una mostra molto importante curata con l'Hermitage al Centro Candiani, questa sede nostra in terraferma, dedicata a capolavori della pittura veneta. Voi sapete che fuori dall'Italia, forse insieme alla National Gallery, ma insomma l'Hermitage è il museo che conserva maggiori opere di pittura veneta, e quindi vedremo Canaletto, vedremo Guardi, vedremo Bellotto, vedremo tutta una serie di artisti importanti, Tiziano, Tiepolo, Tintoretto, con opere che torneranno a Venezia, ma saranno opere scelte non a caso, saranno opere perché ciascuna di queste opere racconterà un pezzo di storia del collezionismo veneziano che poi era approdato a San Pietroburgo. Quindi anche qui il criterio è sempre quello di ricostruire tracce di identità che, insomma, Venezia, grande città dei mari, ha, diciamo, anche in gran parte disperso un po' in tutta la grande Europa. Ecco, io vi ringrazio, è stata una carrellata, spero di non essere stata noiosa, un po' lunga di sicuro, però insomma questa era l'occasione per raccontarvi cosa facciamo a Venezia. Grazie.